L'ha detto la TV, c'è scritto sui giornali, vuoi che non sia vero? Carissime e carissimi, ecco le notizie importanti per chi ancora crede alla TV e ai giornali. 3 marzo 2022, l'orologio dell'Apocalisse mette in guardia il mondo, 100 secondi a mezzanotte. Ebbene, i secondi che ci separano dall'Apocalisse sono 100, mai stati così pochi in tutta la sua storia. E con il conflitto scoppiato in Ucraina, è certo che la situazione non può che essere ulteriormente degenerata. 25 gennaio 2023. Orologio del giorno del giudizio avvicina l'umanità all'Apocalisse come mai prima d'ora. Gli scienziati, ma chi cavolo sono questi scienziati? Annunciano che questo indicatore simbolico, è simbolico, della fine del mondo è ora a 100 secondi dalla mezzanotte. Ma l'avevano mica già detto il 3 marzo del precedente anno 2022? 2 febbraio 2023. Intelligenze artificiali al lavoro per scoprire segnali di vita aliena. Il programma di ricerca di intelligence extraterrestre SETI sta sempre di più affiancando alle sue ricerche con metodi classici algoritmi di apprendimento automatico in grado di filtrare le interferenze terrestri e individuare i segnali che potrebbero sfuggire agli esseri umani. Beh, è facile, agli esseri umani ormai è sfuggito il senno, ma da tempo. 22 settembre 2021, aggiornato al 22 agosto 2022. Estrazione mineraria di asteroidi, la nuova frontiera dell'ecosostenibilità. Osservate l'asteroide, che crateri enormi, dovrebbe essere disintegrato. Ma chi disegna non ha più alcun contatto con la realtà. 30 gennaio 2023. Minatori di asteroidi, una startup americana prepara 2 missioni. Avete visto come si è consumato l'asteroide? La startup californiana Astroforge si prepara a lanciare 2 missioni spaziali nel 2023. Siamo già nel 2023, Con l'obiettivo di diventare la prima compagnia privata a condurre attività estrattiva sugli asteroidi. La stessa Astroforge, che la scorsa primavera ha raccolto dagli investitori 13 milioni di dollari per realizzare l'impresa. Ma cosa hanno intenzione di portare a terra? Platino? 13 milioni di dollari. 27 gennaio 2023. Oltre a raggiungere Marte, SpaceX ha un altro grande progetto. Il progetto di raggiungere Marte è solo un progetto, Ricordatelo, magari qualcuno pensa che sono già andati su Marte. Vuole iniziare a estrarre asteroidi nel 2023. Ho appena detto che siamo già nel 2023. Osservate che meraviglia di satellite ancorato ad una meteorite. Pensi che l'estrazione di asteroidi possa avere successo in futuro? Aziende come SpaceX stanno già valutando questa curiosa attività. Ma ci state un po' prendendo per i fondelli, è perché nel titolo avete scritto che SpaceX vuole iniziare a estrarre asteroidi nel 2023 e qui scrivete che stanno valutando? Ma andiamo avanti. 23 agosto 2022. Mega pannelli solari in orbita. Come l'ESA vuole portare l'energia pulita dallo spazio all'Europa. Ogni impianto avrebbe costi e produzione di elettricità pari a quelli di una centrale nucleare. Ma bisogna convincere i governi dell'Europa Unita. L'energia solare spaziale sarebbe un passo avanti importante verso la neutralità climatica e l'indipendenza energetica dell'Europa. E gli altri stati? S'arrangino, no? Ma intanto, prima che si mettano d'accordo gli stati europei, il 9 gennaio 2023 Caltech ha lanciato il suo SSP in orbita, la sperimentazione per produrre energia direttamente nello spazio ufficialmente iniziata. Ma come fanno a spedire l'energia elettrica dallo spazio alla Terra? Semplice, la mandano a Terra tramite microonde. Nell'articolo precedente si legge: ogni megapannello di Solaris dovrebbe produrre 15,7 miliardi di kilowatt di energia elettrica all'anno. Riuscite ad immaginare se si spostano solo di un metro col microonde che cottura fanno a chi si trova nei paraggi? Fantasia, portami via. E chiudiamo in bellezza. 2 febbraio 2023. I satelliti Hunter che si preparano per la guerra spaziale. Hanno già pronta la guerra per i satelliti per guidare il team all'interno del comando spaziale degli Stati Uniti che pianificavano come e quando schierare sistemi spaziali militari difensivi e offensivi. Secondo gli Stati Uniti, i documenti della Security Exchange Commission through Anomaly ha già raccolto oltre 23 milioni di dollari dagli investitori. Guerra dei satelliti.
Bene, continuate a sognare, perché la realtà non è quella dei device, né tantomeno quella di internet, né tantomeno quella della TV.